Привет! Io sono Танюша e sono qui per insegnarti il russo. Al giorno d'oggi la Russia è una delle 10 superpotenze economiche, un motivo in più per imparare la lingua. Avrai molte più opportunità lavorative. Sigla! Отлично! Oggi daremo i numeri, ma non perché impazziti. Impareremo proprio a contare. Ascolta bene cosa dico e ripeti subito dopo di me, magari aiutandoti con l'indicazione fonetica delle singole parole tra parentesi. Prima contiamo da 0 a 10. Nol. Nol. Один. Один, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть. Шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять, десять, десять. Una volta imparati i numeri da 1 a 10, sarà un gioco di ragazzi imparare i numeri da 11 a 19. Basta aggiungere a 1, 2, 3, 1, 2, 3 un suffisso nazzet. Proviamo. Одиннадцать. Одиннадцать. Двенадцать. Двенадцать. Тринадцать. Тринадцать, четырнадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, восемнадцать. Восемнадцать, девятнадцать, девятнадцать. Ecco che siamo arrivati a 20. Двадцать. Il resto dei numeri è altrettanto semplice. Basta aggiungere 1, 2, 3 dopo il 20, 30, 40, eccetera. Proviamo. Двадцать один. Двадцать два, двадцать три, e così via fino ad arrivare a 30. Тридцать, тридцать, quaranta, сорок, сорок, cinquanta, пятьдесят, пятьдесят. 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 90. Ecco che siamo arrivati a 100. 100. Sto. Ricapitolando, una volta imparati i numeri e le decine, è facile contare. Basta unire le due cose, seguendo le regole dette prima. Ad esempio, 55, 55, 78, 78, 95, 90,
5. Отлично! La terza lezione è finita. Adesso sai contare fino a 100 in russo. Пока! Alla prossima lezione! E mi raccomando, impara i numeri. Ti torneranno utili in un sacco di occasioni. Come dire che ora è, o indicare il numero civico, e così via. E mi raccomando sempre di ripetere. Повторять, повторять, повторять!